tempo non si misura, un anno non importa e 10 anni non sono niente. Essere un artista significa non enumerare e contare, ma maturare come l'albero che non forza la sua linfa e si erge sereno durante gli acquazzoni primaverili, senza preoccuparsi che poi l'estate non verrà, viene, ma viene solo per coloro che sono pazienti, che stanno lì come se l'eternità giacesse davanti a loro, così incurantemente silenziosa e vasta. La prendo ogni giorno nella mia vita, la prendo con dolore, ne sono grato. La pazienza è tutto. Viva la stella italiana, signore! Un saluto a Falaterena! Grinda la stella italiana, signore! Un saluto a Falaterena! Guardo i miei provini, una sensazione di profonda depressione mi assale. Sento una gran perdita dentro di me e ciò che è peggio è che non ci posso fare assolutamente niente. Voglio piangere nel silenzio della stanza vuota, una conferma di quanto sia difficile scattare una bella foto. Posso solo accettare il verdetto come un prigioniero sentenziato. L'Avana, 14 novembre 1992. Cammino per tutta l'Avana. Cammino per ore, non mi stanco di camminare. Si posa sulla mutevole realtà che si srotola lenta e incessante davanti ai miei occhi. Tutto mi interessa, tutto mi sembra nuovo e vecchio ad un tempo. Sono a Cuba per la prima volta, ma nato in Sicilia, con addosso un cognome spagnolo. Todo se ha marchado, buscando el camino, todo lo que amado, todo lo perdido. Stato di decomposizione fisica e mentale.
estenuata e fatiscente. Enorme il degrado. Ovunque tracce di sogni infranti e desolazione. Para aquellos que se han ido, siempre fuimos lágrimas. Dopo aver viaggiato per tanti anni, capisco finalmente la motivazione che ha alimentato la mia passione per la fotografia. Camminando senza tregua per le strade, alla ricerca d'attimi di vita quotidiana, sento d'aver ritrovato la mia infanzia perduta. Adoro l'idea di perdermi in questa città che continuo a sentire sempre più mia. Ma questa volta non sono solo nel mio girovagare. Mike, il mio amico e maestro di stampa, mi accompagna. Ho mantenuto la mia promessa. Realizziamo finalmente il nostro sogno. Noi due, liberi da preoccupazioni, andando in giro senza meta precisa, semplicemente facendo foto. Le nostre foto, come due cacciatori in cerca di selvaggina, lasciamo che i nostri passi ci conducano. L'unico stato